Is this thing on? Niente, dicevo, niente, non c'è Tucano, siamo solo io e Corvo, perché siamo, tre siamo in questo podcast, quindi se uno manca... Paolo Trespolo. Esatto. Paolo Trespolo. C'è anche nel nome. E niente, mandiamo la sigla e facciamo una roba rapida così. Sì. Dai, via, dai, sigla. Su. Sigliamo, va. Sigli, firmi. Bene, bene. Come preannunciato, manca il caro buon vecchio Tucano per impegni imprevisti. E quindi siamo soltanto io e te. Sì. Di cosa vogliamo parlare? Vi diciamo subito, questa sarà una puntata molto leggera, molto easy, vi terremo compagnia per un po' di tempo, ma nulla più di così. Sì. Saremo sinceri, non abbiamo tutto questo argomentame per questa settimana perché... è stata una settimana abbastanza di stacco, ripresa dei lavori, eccetera, eccetera, eccetera. Ma mi è sorta alle orecchie, mi è giunta alle orecchie e agli occhi, purtroppo, questa notizia di questo nuovo gioco del Signore degli Anelli, due punti, Gollum, su questo trailer che è appena uscito, anzi, il 25 marzo, leggo dalla pagina YouTube di PlayStation, che preannuncia questo trailer di questo gioco su tema Signore degli Anelli, con protagonista appunto il nostro Gollum, esatto, lui c'è il nostro Gollum preferito. E le prime impressioni a caldo, l'abbiamo già rivisto pochi secondi fa, è che, ma in che senso? Già, sì, proprio quella è stata la reazione. Sì, allora ve lo metteremo in link in descrizione sicuramente, però quello che ci turba è, almeno quello che turba me, è, allora, si è creato un hype assurdo intorno alle nuove console, soprattutto intorno alla PS5, cioè sta succedendo un casino indegno, code di acquisto che vanno via nel giro di pochi secondi, pochissimi pezzi a disposizione, e io continuo a sottolineare che secondo me è molta una scelta di marketing è stata questa, e c'è stata un po' di furbizia da parte della Sony nello sfruttare il periodo per poter fare una cosa del genere. Certo. Però, francamente, perché non capisco perché il mercato sia così tanto improntato sull'acquisto di questa nuova console in questo momento in cui, tanto per cominciare, siamo ancora al primo modello classico FAT, ok? Per cui uscirà sicuramente una revisione con i nuovi pezzi e ci saranno dei miglioramenti, come succede sempre, come succede con tutte le versioni slim, bla 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 bla. Uno. Sì. Due, non ci sono titoli. Cioè, non c'è mezzo gioco che, a parte Spider-Man forse, il remake di Demon Souls. Gli unici titoli che hanno detto, che a cui hanno dato tanta importanza e che dovevano essere le punte di diamante all'uscita, l'unico titolo, di cui non farò neanche il nome, si è rivelato un flop totale, nel senso che sia a livello di vendite che a livello di gameplay in generale non ha entusiasmato nessuno. Cioè, e la gente che fa veramente i salti mortali, spende tre volte il prezzo della console per poterla acquistare subito, e francamente io questa è una cosa che non mi spiego. Detto questo, uno dei titoli di cui abbiamo appena visto il trailer, adesso noi siamo poco informati anche magari riguardo alle prossime uscite a livello di console, perché sia io che Corvo le abbiamo abbandonate da un tot, sì. Quindi però il primo trailer che vedo di uscita di un gioco PS5 è appunto Il Signore degli Anelli, Gollum, che fra parentesi sembra essere veramente un platform. Sì, sembra avere delle componenti platform, senza contare delle cose assurde. Spero che sia solo di presentazione di Gollum che passa in mezzo alle persone e nessuno lo caga di pezza. E dalle immagini è orripilante, cioè sembra veramente un gioco uscito da un tarda fase della PlayStation 3. Ma sì, ma se ad esempio lo mettiamo a confronto con Shadow of Mordor, che era uscito, ora non ricordo, vecchio 8 Shadow of Mordor 2014, in anteprima. Cioè, a parte la grafica, eccetera, ma il gameplay era tutta un'altra cosa a questo punto. Cioè, effettivamente abbiamo davanti uno screenshot di gameplay di Shadow of Mordor, cioè, e solo, a confronto è un giocone. Non solo paragonabili, ma quasi surclassato a livello grafico. Adesso, chiaramente, la componentistica, cioè ci sono più elementi, la PS5 permette di mettere più elementi in scena, più dinamicità,
più effetti realistici. Chiaro, chiaro. Ma mi poi sembra che abbiano optato per una, per uno stile grafico un po' più cartunato, un po' più infantile, tra virgolette, cioè non realistico. Però anche lì, cioè pure Playroom, classico giochino che si trova all'interno delle console preinstallato, che serve da fare da show off per le caratteristiche della console, pure quella ha uno stile grafico cartunato, però fatto molto bene, capito? Quindi, cioè, ma tornando anche indietro, con la PS4 che sono usciti i remake di Spyro e di Crash, per dirne uno su tanti, d'accordo? Anche quelli sono stili cartonati, ma fatti bene. Questo invece sembra proprio fatto, ma cioè sembra che ci sia stata messa poca cura nel fare le cose. E francamente non capisco dove stiamo andando. Dovete sfruttare i vostri mezzi, ragazzi, perché così... Cioè, o veramente abbiamo capito che, e anche loro hanno capito che le console si fanno per vendere FIFA e Call of Duty e basta, e si cavalca su quell'onda lì, e per i pochi eletti si stampa ogni tanto una copia di o un bel platform o un bel Souls-like o un bel qualsiasi gioco che non sia quei due giochi lì, ma per pochi eletti, perché l'impressione che sta andando è questa qua, cioè facciamo una cosa per... per la massa, per quelli che giocano il sabato sera o che non sono gamer ma sono persone che giocano a FIFA, che... i casual gamer, esatto. Sì, ok, ci può stare. Comunque, dal punto di vista del panorama, visto che siamo sul videoludico, restiamo sul videoludico, sì? Dal punto di vista del panorama videoludico, gli ultimi due anni sono stati una mazzata sui denti terribile. Cioè, delusioni dietro delusioni dietro delusioni, almeno io l'ho percepita così, poche soddisfazioni un po' sparpagliate qua e là. Vero? E alla fine io ho come l'impressione che ci sia attualmente, per poter ricavare fuori qualcosa di veramente valido e che valga la pena essere giocato, bisogna andare un po' più sull'indie game e meno sui AAA, come se non ci stessero mettendo più cuore in quello che fanno. E quindi, se volete delle produzioni belle, andate veramente sui giochi indipendenti, perché lì si trova di quelle cose fenomenali. Non so se hai visto, per esempio, uno che mi viene in mente recentemente è House. Non so se hai visto il gameplay. Ha fatto un gameplay il gatto su YouTube. E è un indie horror e in stile pixel art praticamente. Vabbè, è un indie horror in stile pixel art che parla praticamente di questa ragazzina che continua a risvegliarsi durante la stessa giornata. All'interno di questa casa, che consta di 4-5 stanze, ci sono tre personaggi sostanzialmente, che sono il gatto, sua sorella, piccolina, e la madre. Se si lascia che ogni personaggio faccia il suo corso e la sua storia, moriranno tutti. Ok. E inoltre all'interno di questa casa girano delle presenze un po' strane. Ci sono delle ombre che cercano di assalire la ragazzina, e piuttosto che dei mostri che escono dall'arredamento della casa, cioè, e la inseguono, cose così. Il gioco praticamente consta nel capire come fare a salvare tutti quanti e capire che cazzo sta succedendo prima, spoilerone, prima che torni a casa papà. Ok. E buona fortuna. E per dire, è una stronzata di gioco, penso che pesi un giga in totale, nel senso proprio piccolo. Lo stile artistico è molto semplice, perché appunto pixel art, e tra l'altro in bassa risoluzione, quindi siamo nel senso, tu forse sai di più. Ok, pixel art, però poco definita. Non so come si dica. Tipo low quality? Sì. Ok. Esatto. E però il gioco è bello, cioè io ho visto solo il gameplay, non l'ho ancora giocato, ma penso che lo prenderò. Sembra veramente carino, cioè veramente veramente bello. Tutto sta nel rimanere nel piccolo scarto che c'è tra l'essere una compagnia indie di successo e un diventare una grande compagnia di distribuzione. Stiamo guardando te, Cyberpunk. Esatto, esatto, era esattamente l'esperimento che stavo facendo. Cioè, ad esempio, cosa che secondo me sta facendo con molto successo Team Cherry, che è quello di Hollow Knight. Ah beh, sì, assolutamente. Perché già dai trailer che hanno mostrato sembra che il flavor del gioco sia mantenuto al 100% e che abbiano comunque introdotto dinamiche fresche che non creano lo stesso gioco per due, ma un altro capitolo della stessa saga.
Che poi comunque, se non l'avete capito, noi siamo molto pro l'indie game, visto e considerato che di due, sostanzialmente abbiamo parlato di due giochi estensivamente all'interno di questo podcast, che sono Hollow Knight e Isaac, che sono i miei due giochi preferiti tra l'altro. Esatto, quindi... e sono tutti e due indie game, quindi beh sì, no, anche Isaac è considerabile indie. Ah, sì, è indie, nasce come indie. Sì, 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 assolutamente. E ecco, quindi insomma, se volete trovare qualcosa di molto carino, puntate appunto su queste cose qua. Cioè, tra l'altro, fra parentesi, non ne parlerò qui perché poi andiamo su argomenti un pochino di nicchia, ma ho dato un'occhiata alle uscite nel panorama indie del 2021, dell'estate 2021, e ci sono delle cose molto molto carine che devono venire fuori. Quindi consiglio mio personale, se dovete puntare su comprare qualcosa, piuttosto che spendere 400 euro per comprare una PS5 ad oggi, spendeteli per comprare 800 giochi indie, perché intanto poi costano pochissimo. Quindi. Ma sì, la figata è che per la maggior parte, non il 90, ma sicuramente il 70-80% dei giochi indipendenti non richiedono neanche una strumentazione avanzatissima per poterli giocare. Cioè, non serve un computer da gaming. Basta un computer d'ufficio o addirittura un Mac, oddio, per giocare. Oddio. Però funziona, sì, cioè, che brividini quel, esatto, dietro. Funziona, vi spendete quei 15 euro, il classico caffè al giorno per 15 giorni che dopo vi appagano, perché comunque ci giocate tanto. Chiaro, 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 assolutamente. Cioè, consideri che un mi viene in mente, non so, un Assassin's Creed ad esempio, quanto ha di gioco al completo? Avrà un 60 ore di gameplay? Dipende di cosa parliamo, perché da quello che mi ricordo io, Odyssey è lunghissimo, è tipo infinito, cioè proprio tanta roba. Però anche lì però scindiamo il fatto di tante ore di gameplay pieno, tante ore di gameplay ripetitivo, vado da qua a un altro, esatto, posto in cavallo. E se vi interessa l'argomento, guardatevi il video di Marco Merrino circa i open giochi world. Open world, che esatto, esattamente, ed esprime il concetto. Fine, bisogna vedere queste 150 ore di gioco per completarlo al 100%, per platinarlo, in cosa consistono? Cioè, sono dense di contenuto oppure sono scarne e c'è poca trama, sì, sì, da un, sì, punto, chiaro, all'altro? Quello che dico io è che con un 48 euro, mi sembra che siano, forse 38, di Isaac completo, ad esempio, torno su Isaac, scusatemi, ma ti porta, e non esagero, se sei bravo, 600 ore di gameplay pieno. Vabbè, sì, assolutamente. Ma pieno, cioè che senza sbagliare un run, senza mancarti un obiettivo. Certo. 600 ore di gameplay, se sei bravissimo, altrimenti fai oltre le 1000 sicuramente. Al contrario, se tu fai 600 ore di gameplay su Assassin's Creed Odyssey, secondo me ti troviamo attaccato al soffitto. Sì, ti spacchi i maroni, assolutamente. Ma volendo anche puntare su delle tempistiche un pochino più ridotte, prendi Hollow Knight, quanto avrà di emivita Hollow Knight? Tra le 20 e le 30 ore, forse? Giocandolo con calma e apprezzandolo, sì, bene. Sì, sì, sì. Sono 20-30 ore in cui non c'è nulla di ripetitivo, nulla in cui ti viene da dire devo rifare chiaro, quella cosa lì, perché 20-30 ore, e se tu torni indietro e fai backtracking, comunque giochi, lo rigiochi un'altra volta più lentamente, continuerai a scoprire cose che non, certo, riguardano le meccaniche del gioco, ma riguardano la trama. Tu dici, ah, allora ecco perché questo obiettivo era in quel punto lì, per questo motivo della storia. Assolutamente. E non stiamo contando tutto il Palazzo Bianco, Path of Pain vari, e soprattutto il Pantheon dei boss, che secondo me, se tu consideri quello, sono altre 100. No, lì te lo allunga, te lo stressa tantissimo. È che lì già andiamo un pochino forse sul ripetitivo. Quindi, secondo me, la nostra domanda macchinoso a questo punto è, a parità di valore, dando lo stesso valore ai soldi, cosa conviene più fare adesso? Cioè, cos'è che ci spinge ancora a comprare giochi AAA? Specialmente in questo periodo qua, dove nessuno di quelli che escono sembra allettante. Lo chiediamo a voi, nel senso, siamo curiosi anche di sapere la vostra, se qualcuno ne ascolta. Esatto. E come se no, altrimenti lo chiediamo a Tucano come monterà questa cosa. Esatto, Tucano, cosa Tucano ne pensi? Mandaci un whatsappino. Esatto. Un whatsappino. Tra l'altro, ad esempio, tra poco uscirà, mi sembra un remaster di Nier Automata, mi sembra. Ah sì? Non lo sapevo. È una seconda versione, non so quale dei tre termini adottare questa volta, perché ho dimenticato di guardare il video di sabato questa mattina. Di solito lo guardo di mattina. No, di mattina per ricordarmi. Spendi quelle due ore che, esatto, servono per guardare, ok. Però quello che mi viene a dire è che sicuramente prenderò un sacco di parole dalle persone che lo aspettano invece, ma di queste cose c'è davvero tanto bisogno di vedersele arrivare ogni volta? Assolutamente no. Allora, posso capire
un remake. Io posso capire i Final Fantasy, che sono giochi iconici, pietre miliari del videogioco. Ma anche prima abbiamo parlato di Crash Bandicoot piuttosto che Spyro, nel senso c'è tanta nostalgia dietro quei giochi lì, per cui ci sta che la gente li voglia rigiocare con le nuove tecnologie. E finché non escono cose al pari di quelle, è importante che certe esperienze di videogioco si portino avanti nelle generazioni, in modo da non perdere le radici che si hanno per arrivare ai giochi di adesso, e sono super importanti. Cioè, tra l'altro, per inciso, cioè non serve fare i salti mortali un gioco come Crash Bandicoot. A parte che è attualissimo comunque. È una cazzatissima di gioco e non morirà mai, capito? Cioè, cazzatissima adesso, tutto rispetto. Sì, sì. Quindi Cortex a prendere. Bene. Però, perché non è che ci sono, non è open world con 158 milioni di finali e le quest secondarie e 8000 segreti. No. Cioè, banalmente il gameplay è una stupidata. Devi andare da un punto A a un punto B per un totale di 50 livelli, bestemmiando la Madonna perché ogni livello è più difficile di quello di prima. Esatto. E poi scopri che se tu fai, torni indietro e riesci per miracolo ad evitare gli ostacoli facendolo al contrario, quindi alla cieca, trovi una gemma in più, ma starai lì a cercare, esatto, di prenderla. E dopo è multitarget, nel senso che lo fai a 8 anni, ti fai i livelli e non te ne frega un cazzo della vita perché hai 8 anni e sei contento di sbagliare, sbagli e riparti, fai 85 ore sullo stesso livello senza capire che invece che premere B e A, devi premere A e B per fare la rotolata. E non te ne frega niente perché sei contento lo stesso. Hai 25 anni quando lo fai? Fai una volta a livello, bestemmi in turco, spegni la play, lo riaccendi dopo cena e lo rifai. Sbagli la prima volta, rage quitti pesante e vai a giocare a Call of Duty. Esatto. Dove rage quitti uguale però. Esatto. E dopo magari però te lo giochi facendoti le prove a tempo, facendoti i livelli bonus, facendoti magari capendo anche un po' la trama, che alcuni hanno una trama mediamente interessante anche. Scopri che in realtà Coco Bandicoot non è la ragazza di Crash, ma è la sua sorella. Nel primo non c'è Coco, nel primo c'è sua moglie, okay, che è stata pesantemente censurata perché poi è sparita. E questa è una cosa che capisci a 25 anni e dici, ma chissà dove è finita quella là? Eh no, l'hanno tolta perché... Il secondo esce dopo che Crash fa 25 anni domiciliari. Esatto, perché era minore. Ma questa è tutta un'altra storia. Bene, bella chiacchierata, dai. Già, sì. È stato un breve excursus per non farvi rimanere senza puntata questa settimana, perché so che l'aspettate sempre, che siete lì che aspettate. No, un gioco indie da consigliare, tu? Ho un gioco indie da consigliare. In chiusura? Un gioco indie da consigliare, un appunto. Qualche mese fa è concluso The Longing. Ah già, è vero? È finito dopo l'uscita, i primi 300 giorni, quindi si può vedere un finale. Non spoglieratevelo, costa 12 euro da comprarvelo, giocatelo, che è molto divertente. Non spoglieratevelo, compratelo a 12 euro e vedetevi il finale l'anno prossimo. Esatto, esatto. È un bel passatempo, è simpatico. Un altro gioco quindi da consigliare. Vediamo. Tosta. Non so se sia un gioco indie, ma ne abbiamo parlato di Lupiro. No, mi pare di no. Lupiro è un gioco che ha spaccato nello streaming circa un mese e mezzo fa. È stato uno dei giochi più scaricati su Steam. E è un gioco sempre in grafica simile a 16 bit, mi sembra. Sì, esatto. E bellissime musiche, sempre retro. Sempre molto retro come stile, come flavor. E si gioca su questo loop, appunto, che è diverso. Quindi ha una componente roguelike che è diversa ogni volta. C'è un cerchio che è una strada. E noi partiamo con un mazzo di che si fa ogni volta che riparte il loop, di terre, che terreni o edifici o cose che si piazzano dove c'è il loop accanto. Queste terre spawnano dei mob che si vanno a combattere. Combattendo danno del drop, che sono armi, eccetera, equipaggiamento, e si continua ogni volta che finisce il loop. Tutti ci si cura di un po', tutti i mostri respawnano e diventano un po' più forti. Dopo un tot di loop, dopo un tot di terra che vengono messe giù, si arriva al boss e bisogna sconfiggerlo. Ci sta. Molto interessante. È la meccanica che è molto addictive, molto... Sì, è il classico gioco che dici, vabbè dai, carino, il gioco una volta e dopo passano 5 ore che non te ne sei neanche accorto. Io invece ve ne consiglio uno anch'io. Beh, così poi chiudiamo la puntata con due consigli videoludici di cose che potete comprare al di sotto dei 20 euro, penso. Comunque con te che costa 15 euro mi sembra. Esatto, siamo tutti e due sui 15,90, sì, l'avevo consigliato ai tempi durante
un video che avevamo, una diretta che avevamo fatto su Instagram, per chi l'avesse vista, per chi non l'ha vista ve lo ripropongo perché comunque secondo me merita. E Ciò che rimane di Edith Finch, a chi piacciono le avventure grafiche. E praticamente il gioco è appunto un'avventura grafica in prima persona in cui c'è questa ragazzina che torna alla vecchia casa di famiglia, che ha un'atmosfera molto lugubre, molto Tim Burtoniana, è fatta, è, si vede che è un vecchio casolare, un vecchio nucleo di casa a cui sono stati aggiunti pezzi di casa costruiti a mano man mano che la famiglia si ampliava, e quindi molto raffazzonati, molto pericolanti per alcuni tratti, un po' buttati lì alla come viene. Lei torna su, torna nella sua vecchia casa e ripercorre quelle che sono le storie dei suoi familiari, tutti quanti ormai, spoilerone, deceduti, per cui va a vedere come vivevano e chi erano i suoi vecchi familiari. È molto carino, un po' sentimentaloso anche come vibe, e merita un sacco. La scrittura è fenomenale, e per cui se avete, dura poco, nel senso che in un paio d'ore, due ore e mezza lo finite. Se avete, se vi piace quel genere lì, buttatecivi, perché buttatecivi, buttate Wicix, buttatevici, perché buttate Wicix. Wicix, sì sì sì, perché merita. Ripiti pappa. Tucano puzza. Tucano puzza sempre. Fagli mettere due tre stacchi qua. Uno. Nope. Esatto. Due. Nope. Tre e mezzo. Nope. Esatto, giusto. Sempre una metà per lasciare un po' di suspense. Vediamo cosa si inventa. Noi ci vediamo settimana prossima alle 14 con una nuova puntata. E basta. Diretto, preciso. Facebook, Instagram. Varie cose. Esatto. E... ciao. Ciao, ciao, ciao. Fate bravo. È pausa. Tre spalle ad un gran bel podcast. Tu è uno scemo, tira gli ossi e parla, basta. Tucano muove il becco ma non dice niente. Corvo è un artista, mangia pizza sempre al dente. È una pausa su Trespolo di cultura pop.